Mister, domande della stampa. Partiamo con Leonardo Lacava. Prestazione al di sotto di quelle che sono le nostre potenzialità. Nella ripresa è mancata quella determinazione per spingere sull'acceleratore. Cosa è mancato secondo lei? Ah, non è questa l'analisi. Oggi era una partita difficile, difficile, lo sapevamo, l'avevo detto ieri, diciamo, in prepartita. Abbiamo trovato un campo ostico, diciamo, molto, molto ostruzionista nel gioco. Se andiamo a vedere, si è giocato pochissimo in campo, perché meno male era tutta un'interruzione, tutta una sosta. L'arbitro l'ha anche permesso questo, e non abbiamo avuto continuità d'azione, non abbiamo avuto sicuramente la capacità di mettere alle corde una squadra come Potenza, perché poi loro si sono difesi molto molto bene. Noi c'eravamo, è chiaro che le prestazioni poi vengono sempre giudicate anche a seconda del risultato. Abbiamo avuto diverse occasioni per sfruttare, per passare in vantaggio, ma l'ha avuto anche il Potenza, su cose concesse a loro, con situazioni magari che noi dovevamo essere un po' più attenti. Quindi è chiaro che siamo ripartiti all'inizio del secondo tempo un pochettino, diciamo, meno cattivi, meno determinati, ma il problema è stato quello che ho detto prima, il fatto di spezzettare il gioco, di rallentare, di perdere tempo, di una cosa in un'altra, ci ha portato, diciamo, ad arrivare alla fine senza avere l'acuto. Un po' ha già risposto Lorenzo Fazio, vincere oggi non era facile, la gara lo ha dimostrato. È contento della prova dei ragazzi? Si aspettava qualcosa di più? Cos'è mancato a suo avviso? Questo è giusto, questa domanda. Io sono contento perché comunque hanno dato tutto, hanno lottato fino alla fine. È mancata un pochettino di qualità nel secondo tempo perché dovevamo avere qualche giocata in più, però ripeto, non era facile perché loro si chiudevano molto bene, soprattutto interrompevano molto il gioco, avevano la possibilità di respirare, di recuperare, quindi erano sempre lucidi, freschi nel difendere. È chiaro che poi ci è mancato sicuramente la giocata vincente per sbloccare la partita. Ferdinando Capicotto, le energie stanno cominciando a venire meno in questo Tour de Force. Qualche buona occasione, specie nel secondo tempo, ma anche gli avversari oggi hanno creato. E inoltre le chiedi di Martinelli. Sì, l'ho detto, hanno creato su delle cose che ha lasciato, su delle punizioni per noi che l'arbitro ha lasciato correre. E hanno avuto un'occasione importante che era veramente particolare, quella cosa che non aveva fischiato quel fallo. Hanno avuto delle occasioni all'inizio del secondo tempo, dove noi, ripeto, siamo entrati forse lì e è mancato un po' di cattiveria da parte nostra. Però ripeto, oggi è stata una partita difficile, lo sapevamo, qua non è facile fare punti a Potenza, loro tutti i punti che hanno fatto li hanno fatti in casa. E dobbiamo avere la capacità di accettare anche questo risultato e pensare alla prossima. Martinelli ha avuto un affaticamento muscolare, è chiaro che è dovuto sicuramente a questo calendario che è assurdo, secondo me, perché giocare 5 partite in 2 settimane è una cosa che non si può fare, non si fa da nessuna parte. Purtroppo la situazione è questa, cerchiamo un pochettino di vedere poi domani l'entità del problema. E Antonio Argentieri Piuma, gara meno brillante delle precedenti su un campo ostico, cosa è mancato per la vittoria? Ma guarda, il discorso del meno brillante io lo accetto, perché lo accetto, sia ben chiaro, però il problema è stato dovuto a come hanno fatto la partita a Potenza, perché non ci ha dato la possibilità di dare continuità all'azione, di essere avvolgenti, di essere arrambanti, perché interrompevano sempre il gioco, un fallo, una situazione. Se andiamo a vedere il tempo effettivo giocato nel secondo tempo, è una cosa che secondo me non è normale. E quindi di conseguenza viene fuori il fatto che non sei riuscito a vincere, questo è sicuramente il problema, però io penso che la squadra abbia dato tutto, noi abbiamo cercato di fare il meglio, ripeto, se c'era un acuto parlavamo di altre cose. L'ultima domanda, Danilo Ciancio, nonostante la prestazione meno brillante del solito, è bene sottolineare l'apporto di chi è entrato in campo anche per pochi minuti. Decisamente l'aspetto positivo di questa trasferta.
Sì, ma questo l'abbiamo sempre detto, io l'ho sempre evidenziato. Peccato che su quell'azione di Carlini si poteva far gol, lo stesso Compagi ha avuto altre situazioni per poter sbloccare. Dai, accettiamo la situazione, vediamo di far bene adesso con Latina, che è un'altra partita complicata da affrontare. E una domanda mister su Branduani, sostituito. Sì, Branduani ha avuto un problema alla schiena durante il riscaldamento e purtroppo si è dovuto fermare. Perfetto, grazie.